Mister Sferrazza al posto Messi a parlare con un gol di Mattias Ferraro. La Messa balza in piena zona playoff. Una breve analisi su questa partita, Mister. Sono molto contento della prestazione, sono molto contento che abbia segnato Mattias Ferraro. Il ragazzo ha seminato tanto, ha avuto diversi infortuni durante quest'arco di questo inizio di campionato e sono veramente felice per lui e per tutta la squadra che hanno dato il massimo. Devo fare un plauso anche al direttore sportivo e ai dirigenti per aver fatto un'ottima campagna acquisti, anche perché i ragazzi sia Messina che l'Api sono entrati determinati e hanno dato il loro contributo. Lo stesso Eric Amico e il difensore Caruso che c'è due domeniche, che è veramente un bollard difensivo. Mister, finale di gara abbastanza convulso, nervoso, ci sono state due espulsioni nelle file del Profavara. Sì, queste sono cose che magari dispiacciono, perché ho visto che la squadra di Balsamo era ben messa in campo. Non capisco tutto questo nervosismo, diciamo, io dico inutile, perché poi alla fine è una partita tranquilla, senza nessuna entrata brutta o gesti di particolare rilievo. Mi dispiace per queste espulsioni che magari poi possono pesare sull'arco del cammino del Favara. A questo punto, prossimo impegno per la Nissa? Allora, l'ultima di campionato d'andata ce la andremo a giocare a Paceco, ovviamente col massimo rispetto, sappiamo che sono la capolista, però ovviamente ricordo sia ai miei giocatori che a tutta, diciamo, la città che noi siamo la Nissa, e quindi come rispetteremo noi loro, penso che anche loro debbano avere rispetto di noi, solo questo. Grazie. La saluto, arrivederci. Decisiva il gol di Mattias Ferraro, 1-0 che penalizza moltissimo a questo punto la Provavara, entra in zona playoff. Diciamo che tutti quanti avete visto la gara, se c'era una squadra che meritava la vittoria oggi eravamo noi. Purtroppo abbiamo avuto un pizzico di sfortuna sul palo di Scilluff e sulla conclusione di Mercurio, dove il loro portiere ha fatto un grande miracolo. Peccato, perché l'unica volta che la Nissa è entrata dentro l'area abbiamo subito il gol, e ancora sono più amareggiato per quanto riguarda le due espulsioni che a mio avviso erano inesistenti. Ecco, vogliamo parlare di queste due espulsioni, mister? Sì, è normale, oltre al danno alla beffa, cioè alla fine non c'era motivo, perché Fallea aveva tranquilla, serena, che aveva subito il fallo lui. Era a terra, si è rotto la mandibola, solo nella rabbia ha detto una bestemmia, ma non riferita a nessuno. E mentre quella di Tumiolo è assurdo, perché non era neanche fallo, ha preso solo la palla, l'ha buttata lontano e non era neanche ammonito, ci poteva stare al limite il giallo. Ha voluto fare il protagonista, pazienza, purtroppo non, oltre al danno della sconfitta di oggi, dove assolutamente di queste 4 partite che ho fatto forse è stata la migliore partita che abbiamo giocato, perché abbiamo messi sotto alla grande, è un peccato vero uscire sconfitti dopo una gara del genere. Prossimo impegno per questo Profavara, mister? Abbiamo la Folgore in casa, adesso vediamo come le squalifiche e vediamo quello che c'è da fare. In bocca al lupo, grazie. Crepe.